41 anni suonati e di cose me ne sono accadute. Ascolto tanto, ma parlo poco. Della mia vita posso raccontare tutto serenamente, anche i fatti più drammatici. Un giorno la tua vita cambia per sempre. E non per un fattore esterno, ma per qualcosa che si verifica in te nel senso più autentico dell'espressione. Nel mio corpo è come se fosse crollato un viadotto sul quale transitano segnali e informazioni in entrata e in uscita. Il 18 luglio 1991, improvvisamente, sono stato colpito da una patologia di cui ancora oggi si ignorano le cause. Un evento rarissimo per la scienza medica. La malattia, se così possiamo definirla, oggi non c'è più. Mentre ne permangono gli esiti, ossia una lesione del midollo spinale tra la quarta e la quinta vertebra cervicale che mi ha paralizzato dal collo in giù. È rarissimo che si verifichino contemporaneamente, come è accaduto a me, un'ischemia dell'arteria cervicale e l'infiammazione del midollo spinale. Quest'ultima è arrivata sino al midollo allungato, cioè vicinissima al cervelletto. Sarebbe bastato davvero poco per morire o rimanere in stato vegetativo attaccato per sempre a un ventilatore. Invece sono sopravvissuto, ho una tetraplegia che mi impedisce di muovermi, ma la mia lesione spinale è trasversa, quindi, con il tempo, ho recuperato la sensibilità corporea. Chi l'avrebbe mai detto nel 1991 che sarei arrivato sino a oggi? Nessuno ci avrebbe scommesso neppure un centesimo. Attaccato alle macchine che mi tenevano in vita, senza alcuna autonomia, la mia esistenza sembrava finita allora. Ma, per mia fortuna, è andata diversamente. L'idea del libro io l'ho avuta in testa già da diversi anni. Il lavoro sul libro ha preso gli ultimi 2 anni, quindi ci sono voluti 2 anni per alla fine realizzarlo e portarlo in uscita. Però io avevo già l'idea anche prima di questi 2 anni, ma avevo bisogno di un po' di tempo per mettere a fuoco esattamente cosa volessi raccontare. E poi soprattutto l'incontro con Veronica, che è coautrice del libro, ha fatto sì che questo percorso vero e proprio iniziasse. Però io ho maturato realmente l'idea di scriverlo quando nel 2015 ho fatto il viaggio per partecipare al docufilm di Jovanotti che si chiama Gli Immortali, e il titolo in parte è anche un omaggio a quell'esperienza che Lorenzo mi ha permesso di fare e che mi ha fatto capire come alcune situazioni che pensavo per me potessero essere quasi impossibili da fare, cioè quelle di spostarsi, affrontare un viaggio in nave per arrivare a Milano, insomma una serie di situazioni particolari che riguardavano proprio il viaggio. Invece quel contesto mi ha fatto capire che anche quelle difficoltà, con un po' di impegno e con l'aiuto giusto, sono anche quelle superabili. E quindi è venuto fuori quel senso che un po' già mi appartiene del non arrendersi. E quindi alla fine gli immortali sono proprio quelli che non vogliono arrendersi di fronte alle situazioni, si organizzano e fanno in modo da poter comunque riuscire ad andare avanti. Quello che aspiro a fare è cercare di vivere la mia vita al meglio delle mie possibilità, al meglio di quello che la società mi può offrire, cercando di realizzare quelli che sono i miei obiettivi e i miei sogni.